Diciamo che ho avuto questa voglia, chiamerei proprio voglia, questa volontà, questo desiderio, volontà di suonare fin da piccolissima. Io penso più di essere proprio una produttrice, nel senso che mi dedico all'arrangiamento, alla produzione, piuttosto che al brano in sé, basta. Insomma, a me quello che diverte sono più i colori, no? Che ci sono intorno alla realizzazione di un brano musicale. C'è tantissimo artigianato, cosa che dico spesso, perché in realtà si parla spesso appunto di talento, no? Ma in realtà è l'applicazione anche che è molto importante, e poi la forza interiore, la forza del cuore, l'apertura del cuore, l'assorbire il più possibile quello che c'è intorno, e il sentire, il mettersi anche in contatto con qualcosa che non è palpabile, no? Io la vedo un po' così. Le collaborazioni sono sempre un qualcosa di bellissimo, secondo me, però nel mio caso non sono quasi mai cercate, ecco, avvengono un po' per incontri, per un qualcosa sempre di energetico, diciamo. E infatti anche questa collaborazione con la Lidia Lance, che è stata anche qui a suonare, è nata un po' per caso, dopodiché si è tramutata in un qualcosa di molto costruttivo, veramente un'esperienza molto molto importante, molto bella. La beatitudine di cui parlo io non c'entra niente con la gioia, nel senso è al di là della gioia, quindi è qualcosa che va al di là del materiale, è un qualcosa, è uno stato d'essere, ecco, è oltre il pensiero, perché in realtà il pensiero è sempre una parte intellettuale. Io invece sono per l'apertura del cuore che sta qui con me, ecco il cuore che vi saluta. Diciamo l'unione con se stessi, il ricordo di sé, la presenza, il perdono, il non perdere tempo nella lamentela, nella crisi, insomma, non facciamoci ammalare, ecco, ma delle due facciamo tantissimo e perdoniamo, insomma, e iniziamo a vivere un pochino di... non diventiamo dei prodotti da consumo, ecco, questo è un po' il mio messaggio, se vuoi, che poi è ampissimo, però poi per non rompere le balle si riassume un po' così.